di frittata di asparagi al forno. Ciao a tutti, rieccoci nella cucina di Lina. Allora, cosa facciamo oggi? Sono arrivati gli asparagi. Si è sentito qualcuno in sottofondo, mio nipote, che sta guardando Bob the Bunny. Ok, sono qui, il nipote di mia, con mia figlia, sta lavorando. Ok, amore, la nonna sta facendo qualcosa, sai? Allora, stavo dicendo, oggi facciamo una frittata di asparagi, semplicissima. Allora, ci occorrono degli asparagi freschi, cipollotto, cipolla, io lo prendo così, rosso, però voglio prendere anche un'altra. Poi uno spicchio d'aglio, 5 uova, sale rosso dell'Himalaya, olio d'oliva e formaggio grattugiato. A vostro piacere, a vostro piacimento. Usare qualsiasi tipo. Ok, per il momento questi sono i nostri ingredienti. Adesso continuiamo con la nostra ricetta. Allora, ho tagliato le verdure, ho lasciato l'ultimo asparago per mostrarvi come li taglio io. Allora, io tolgo più o meno così, lascio la punta praticamente e a metà lo taglio. Ok, penso che si vede. Ok, ecco qua. E questa parte non la butto, questa io la conservo e la metto nel brodo vegetale. Ok, vedete, mi sono conservati tutti i gambi. Quelli là vanno nel brodo vegetale. Ok, e poi li taglio così un po' a spiego. Così. Ecco, questo è l'ultimo asparago. Ok. Vediamo così. Allora, continuiamo con la nostra ricetta. Mettiamo un po' di olio d'oliva. Solo un giro, un padella. Ok, basta. E ci mettiamo subito le cipolle. Cipolle, forno e aglio. Ok. Così facciamo e accendiamo il fuoco. Ok. E lo cominciamo a stufare. Tre foglie d'alloro che poi toglierò. Ok. Intanto si stufano qui le cipolle. Ecco. Io incomincio a preparare le uova. Dopo più o meno 5 minuti che abbiamo stufato le cipolle, ci vanno gli asparagi, lo stufano. Ecco qua, questi sono 1 chilo di asparagi e 1 chilo. Ok, e ci va anche il nostro sale. Sempre mezzo cucchiaino. E poi ci aggiungiamo mezzo bicchiere di birra Balsam.
Comunque, in mancanza di malte potete usare anche la lager. Basta che non è finita. La mousse non va bene. È una birra non amara, diciamo. È una birra lager o malte. Ok. Adesso lo lasciamo stufare un po' e mettiamo anche mezzo bicchiere di acqua. Abbiamo le nostre 5 uova, adesso le sbattiamo un po'. Ecco, a questo punto della cottura degli asparagi non deve essere 5-6 minuti, basta. Spegniamo il fuoco. Abbiamo finito, togliamo le foglie da loro, devo togliere le foglie da loro, che buono le vedo io, non so come nascondono, ma va bene, comunque una l'ho tolta, ce ne sono due altre, ne metto sempre tre, poi mettiamo il formaggio nelle uova, mettiamo 1, 2, 3, 4 e 5 misurini di formaggio. Basta. Ok, e un po' di pepe. Ok. Basta così. Continuiamo a sbattere. Ecco. Allora, a questo punto prendiamo una teglia da forno, la potete fare anche con le forchette, e io ci metto un foglio di carta forno giù. Ecco. Ok. E fin tutto batte in forno. Poi aggiungiamo le nostre uova agli asparagi. Ok. Ed ecco fatto. Bene. Penso che non ho dimenticato niente. È semplicissima. Ok. Ok. Formaggio l'ho messo. Il pepe l'ho messo. Penso che ho messo tutto. Ok. Tutto batte nella forma. Ecco qua. Ok. E la mettiamo al forno finché non è bella dorata sopra. Ok. Il forno al massimo, naturalmente. Non lo so quanto ci vorrà, minimo una ventina di minuti sicuro. Ok, e la mettiamo al forno. Bene. Per il momento è tutto, ci vediamo più tardi. Ed ecco carissima la nostra frittata dopo 20 minuti di forno. Ok, adesso aspettiamo che si raffredda un po', poi la tagliamo. Ok. Ed ecco carissima la nostra frittata impattata. E niente, vi ringrazio a tutti.
quella missione, carissimi amici, provatela che è molto semplice e buona. Se in questo santuario bisogna mangiare gli asparagi che sono molto buoni. Spero che la mia versione della frittata vi sia piaciuta. Vi do appuntamento a un prossimo video. Ciao ciao a tutti, un bacio e una bacio alla Lina. Ciao ciao!